L'ultima volta che ci siamo incontrati si trattava della presentazione ufficiale della squadra. Adesso, a distanza di qualche settimana, la formazione del Casalbordino neopromossa in promozione ha già iniziato la preparazione, quindi già si sta vedendo il gioco impresso da mister Farina. E chiediamo al presidente Vaccaro se i segnali sono incoraggianti in vista del vostro ritorno in promozione. Beh, buonasera, grazie. Antonio, è ben rivisto, ben ritrovato. Sì, è vero, io ho avuto anche modo di testarlo personalmente perché ho iniziato la preparazione con loro. Sono stato proprio sul campo, l'ho fatto per me, per divertirmi, ma ho avuto anche la possibilità di vedere la potenza e la forza di questa squadra. Sono molto fiducioso, mi piace, ricordo sempre per la salvezza, sono fiducioso e un bell'organico, si è creato da subito un bel gruppo. Mister Farina sta facendo un ottimo lavoro e lo si sta vedendo. Anche i test precampionato mi sono piaciuti, sono soddisfatto veramente. Mi auguro veramente di poter fare un buon campionato. Ti ringrazio come sempre per la tua disponibilità e speriamo di vederci presto nei campi come sempre, grazie. Edizione 2015 del Memorial intitolato a Racciatti qui a Casalbordino, come è successo anche l'anno scorso. Siamo a seguire questo triangolare che vede un po' di cambiamenti a livello di squadre invitate. La formazione di casa neopromossa del Casalbordino partecipa di diritto e con il patrono Alessandro Santoro parliamo innanzitutto di questo Memorial, a chi è dedicato per chi non conoscesse il protagonista del Memorial, e poi anche del Casalbordino. Intanto del Memorial. Ciao Antonio, grazie mille. Oggi hai ospitato anche Vincenzino. Saluta papà. Ciao. Allora, il Memorial è dedicato ad una persona filantropica di questo paese. È il papà di tre amici miei, amici della nostra collettività. Si chiamava Pierino Racciatti e ha fatto tanto per la squadra di Casalbordino. È stato uno dei primi a crederci e dedicandogli questa giornata ogni anno è come se lui fosse ancora con noi, e quindi ci teniamo particolarmente affinché venga ricordato in questo modo, con una sfida, con un triangolare tra tre belle squadre che si battono e combattono in suo onore. In questi casi l'aspetto tecnico passa assolutamente in secondo piano, ricordiamo però le altre squadre che sono Orsogna, che milita nel campionato di prima categoria, e Real San Giacomo, purtroppo quest'ultima retrocessa quest'anno in seconda e che punta ovviamente a risalire al più presto. Voi invece dopo 24 anni, lo ricordiamo ancora una volta, approdate e tornate nel campionato che voi aspettavate da tanto tempo, tante generazioni, anche la tua Alessandro aspettava questa promozione che forse tu ricordi nelle memorie da bambino, adesso è diventata realtà. Ulteriore motivo d'orgoglio il fatto che tu sia stato uno degli artefici di questo ritorno storico del Casalbordino in promozione. Ci tengo a dirlo che gli artefici di questo Casalbordino in promozione sono state tutte quelle persone che in questi 24 anni ci hanno creduto e hanno lavorato a far sì che questo sogno potesse realizzarsi. Io sono stato solo l'ultima pedina, quella che ha dovuto praticamente fare lo scacco matto e chiudere questa pratica. Però spero veramente, in nome e per conto di tutte queste persone che si sono date da fare e per questo paese intero, che questo non sia un punto di arrivo, un traguardo, bensì sia solo un punto di partenza. E adesso possiamo affrontare anche l'aspetto tecnico. Il presidente Vaccaro, come è stato al solito, molto diplomatico, non si è sbilanciato, però abbiamo detto a mente nostra, Alessandro sicuramente sparerà i suoi soliti fuochi pirotecnici. Quest'anno la promozione sembra un campionato veramente molto livellato, quindi un livello medio abbastanza alto e diverse squadre che possono dire la loro. Secondo me il campionato verrà deciso nella seconda parte del girone di ritorno, e quest'anno molto probabilmente il campionato si deciderà nel mercato, quello autunnale, perché allorquando le squadre si vedranno nei piani alti o nei piani bassi decideranno di correre ai ripari, o meglio di rinforzarsi per far sì che le proprie ambizioni possano vedersi realizzate. Noi che cosa vogliamo fare?
Non vogliamo recitare un ruolo da comprimaria, vogliamo fare un campionato tranquillo, ci vogliamo divertire, vogliamo fare qualche colpaccio e sicuramente l'unica cosa che vi posso promettere è che se ci renderemo conto che sia la nostra portata questo campionato, saremo presenti per dire noi ci siamo.